Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi sono troppo contenta perché vi voglio andare a mostrare la mia collezione di squishy, i miei primi squishy e le mie prime creazioni fatte con gli squishy. Quindi vi andrò a mostrare quelli che ho comprato, che mi hanno mandato e quelli che ho fatto io momentaneamente. Poi magari se quando ne andrò a fare tanti altri e se me ne comprerò altro e me ne spediranno altri, ovviamente farò il video aggiornato come la collezione degli slime 2 che devo fare a breve. E niente, allora inizio col mostrarvi gli squishy che mi hanno mandato un'azienda che si chiama Light in the Box, che tanti mi avete suggerito per comprare gli stampi. Infatti loro mi hanno mandato questi tre stampi che io non vedo l'ora di utilizzare con voi in un video, sia di squishy che di resina. Questi stampi, guardate che belli, questi due io l'ho preso apposta così, questo e la stella, sono veramente belli, sono anche abbastanza grandicelli, quindi non vedo l'ora di andarli a provare con voi. Piccola premessa questa è stata. Adesso vi mostro quelli che mi hanno mandato loro. Guardate questo, non si vedrà niente. Allora, guardate, per farvi notare la squisciosità, se si può dire, la morbidezza di questi squishy super meravigliosi, c'è questo biscotto che poi è super profumato, mamma mia, questo biscotto che c'è scritto Hate Me, ma io non penso che questi siano fatti con l'Espack Soft, penso sia un materiale diverso. Non lo so, ma perché sono super veramente squisciosi. Quindi questo è il primo. Però è brutto il fatto che non sia colorato dentro. Ci sono solo il biscotto sopra e sotto. Vabbè, pazienza. Poi c'è questa tartaruga che secondo me è tipo di una pucciosità epica. Guardate questa tartaruga come è carina. È tipo un panino, che anche questa è super squisciosa. Cioè se io faccio così, vedete? Guardate come fa. Ma io se qualcuno sa magari il materiale con cui sono fatti questi squishy, me lo dica. O se è foam, magari forse è foam, perché è veramente troppo squishosissimo. Poi mi hanno mandato loro questo, che è praticamente un bun, che in Cina si mangiano. Questi qua sono ripieni di carne, eccetera. Questi erano tutti portachiavi, però li ho tolti, avevano il moschettone. Questo qua però ce l'ha ancora. C'è questo qui e poi dov'è? Anche questo qui piccino, me ne hanno mandati praticamente due uguali, uno piccino e uno grande, che sono bellissimi. Vedete come sono? Bah! Io sono esterrefatta da questi squishy perché sono troppo belli. Poi mi hanno mandato, finalmente ce l'ho anch'io, lo squishy panda, che è troppo meraviglioso. Magari possiamo andarlo a fare insieme in un video di squishy, devo vedere un po'. Sì, se vi piace l'idea che io faccia lo squishy panda, fatemelo sapere sotto con un commento. Guardate anche questo, però rispetto a questo, lo squishy panda è meno squiscioso, come voglio dire, non si squiscia più di tanto, però comunque vedete com'è. È bellissimo. Poi mi hanno sempre mandato loro la ciambellina, classica ciambellina, che anche qui aveva un moschettone ma l'ho tolto. Anche questa, come gli altri, è super iper squisciosa ed è verde con la glassetta marroncina. Vi lascio le cose più carine, diciamo, per ultime. Poi mi hanno mandato questo pesciolino, che praticamente non mi ricordo che pietanza è, una pietanza giapponese, che loro dentro ci mettono sempre gli azuki, che sono dei fagioli giapponesi dolci. E anche questo, guardate, è super iper squiscioso, vedete come tutto, e poi ritorna di nuovo alla sua forma, è bellissimo, cioè nulla da eccepire, fantastico. Allora, poi vediamo. Mi hanno mandato questo, loro, questo qui che è la fetta di pane, questa qua, e anche questa è super morbidissima, però l'unica cosa è che se la squisciate troppo se ne cadono tutti gli zuccherini, questa cosa non è che mi piaccia molto, però va bene, comunque sono, cioè, da collezione questi squishy, vedete, cioè se premete è super iper morbidissimo, non so quante volte ho detto squishy morbidissimo, lo sentirete tantissimo in questo video, quindi mi dispiace. Allora, poi Per ultimo, quello che mi hanno mandato loro è questo gattino, che è una cosa tipo epica, stupenda, fantastica, con questa faccia
kawaii che dice mordimi, ma non posso morderlo perché è squishy, quindi non si può. È meraviglioso, magari ci faccio uno stampo con questo, ci faccio lo squishy io, perché voglio troppo farlo. Anche questo è super iper morbido. E per ultimo, secondo me è il più squishy tra tutti, è questo, ragazzi. Dite voi, un emoji? Eh sì, un emoji che è, cioè, guardate, è, no, è la meraviglia più totale, perché la squisciate ma poi ritorna di nuovo alla sua forma iniziale. Poi è morbidissima, è super iper morbida. Cioè, questi squishy da Lightning Box approvati sono iper bellissimi. Poi passiamo agli squishy che invece io ho comprato con i miei soldini. Gli squishy che io ho comprato sono questo qui, che è semplicissimo. Questi qua, se volete sapere, questi squishy qua che compro io li trovo quasi sempre dai cinesi. Sì, i cinesi miei vendono gli squishy. Anche, sapete dove? A Napoli c'è un negozietto che vende gli squishy. Ne vende tipo tantissimissimi fuori, e varranno tra un euro, 1,50 euro, 2 euro, dipende dallo squishy più elaborato. Questo qua, che non è molto molto squishy rispetto agli altri, ma comunque c'è, è antistress ed è una calamita. È un panino con una faccina tipo super sconvolta, boh. Poi un altro squishy che invece sempre ho comprato io è questa torta, che sì, è squisciosa ma non più di tanto, e ha la fettina, ha questa cane fatta molto molto bene, devo ammettere, con il grigoro di panna, ed è veramente carina questa fetta di torta. L'ho trovata solo verde, io la volevo rosa ma ce l'aveva solo verde, e vabbè, pazienza. Poi questa qui, che anche ho comprato, e questa è anche super morbidosa, devo ammetterlo, è veramente morbidosa. Secondo me questo materiale qui invece è Espac Soft, non so perché. Invece questi qua non profumano più di tanto, invece questi profumano tantissimo. Questo ha anche questa ciambellina qui, che era una calamita ma l'ho staccata. Poi il macaron, che è anche morbidissimo questo, guardate com'è morbido, sembra veramente un macaron vero, super iper bello. Ho due squishy vecchissimi, ma vi mostro prima questo qui che mi ha regalato Daniele. È uno squishy, però è tutto decorato, infatti questo è fantastico e sembra una torta vera. Infatti mise una foto su Instagram, molti mi avevano detto se fosse una torta vera, ma no, non è una torta vera. E questo qui è bellissimo, tutto decorato con il silicone a mo' di panna, cioè c'è questo coso che sembra un cervello, ma il cervello non è, è una nuce finta, ovviamente tutta la granella finta, e c'è questo biscotto che è un biscotto Oreo di silicone, cioè è fatto veramente veramente bene. Infatti Daniele me lo regalò questo e lo pagò anche abbastanza, mi ricordo. Poi ci sono gli ultimi due squishy, che sono abbastanza vecchi, ed è uno questo panino, questo qui, che questo è veramente veramente vecchio come squishy che ho io, però è fatto molto bene. Infatti sapete, sembra che volesse mangiare, tipo mangiami mangiami, invece no, è solamente uno squishy. Poi c'è questo gelatino che mi uscì da una box giapponese come omaggio, ebbene è una cosa bellissima perché è uno squishy e io ho fatto una calamita, ho messo io una calamita dietro e ci ho fatto una calamita. Oddio, non c'è più spazio, alziamo un pochino la telecamera. Allora, adesso passiamo agli squishy che ho fatto io, quei pochi squishy che ho fatto io che avete visto anche nei due video della Bubble Soft. Allora, iniziamo con la ciambellina, vediamo come si è mantenuta. E questa qui si è mantenuta abbastanza bene, devo ammettere, è ancora molto squishosa ed è fatta così, l'avete vista nel video delle creazioni squishy. Poi abbiamo quest'altra ciambella, che è anche super bellissima e super squishosa. Stupenda questa, questa mi piace davvero davvero tantissimo, questa rosa, poi tutta glitterosa, guardate, meravigliosa. Questa è una tra le mie preferite. Poi proprio i primi squishy che ho fatto sono stati questo qui, che alla fine ho decorato, quello gigante che molti hanno detto che era un fungo, invece è un muffin, che ho decorato sempre con i puffy paint. Voi i puffy paint, se li volete prendere, vi ricordo che li potete trovare benissimo su eBay, in internet scrivete puffy paint e li trovate tranquillamente. L'ho decorato così, questo qui, e anche questo si è mantenuto molto molto squishoso, veramente morbidissimo. Poi abbiamo anche il cuoricino, questo qui, che è anche squishy, molto carino. Le puffy paint molte volte mi danno questo problema, ossia si sgretolano, vedete?
non si noterà mai, ma hanno delle crepe, perché seccandosi creano queste crepe. Non so perché, forse devo fare uno strato molto sottile, tipo come ho fatto su questa ciambella. Infatti questa non mi ha dato problemi, questa qua invece sì, quindi penso che la prossima volta non farò più questo errore e devo fare degli strati più sottili di puffy paint. Poi ho fatto questo, infatti qui si nota di più, vedete, si sta staccando proprio, però anche questo è rimasto morbidissimo, questo è veramente super morbido, ed è stato anche questa una mia prima prova di squishy. Poi arriviamo agli ultimi, che è questa ciambellina decorata con tutti i glitter azzurra. Mi piace molto l'azzurro, non so se si nota. Mi piacciono tutti i colori in realtà, ma anche l'azzurro è il mio colore. C'è il quasi epic fail dell'orsetto, che come sapete non si sono colorate le zampine, ma le ho colorate io come ho potuto, però comunque è squiscioso. L'unica cosa che non mi piace è che penso che non andrò più ad utilizzare gli smalti, perché sinceramente gli smalti non mi piacciono molto per decorare gli squishy, perché si staccano. Se qualcuno mi sa dare una dritta su questa cosa del perché a me gli smalti si staccano, ne sarei molto felice. Anche perché vedete questo? Vedete questo squishy, ve lo ricordate questo? L'ho colorato anche qui, queste sono puffy paint, qui è smalto e guardate, cioè se ne viene come una pellicola ed è orribile questa cosa. Infatti non mi piacciono proprio gli smalti per decorare gli squishy, no, per me sono bocciati. Preferisco 100.000 volte le puffy paint, infatti bocciati per me gli smalti, altrimenti datemi una dritta per come decorare con gli smalti. Ed ultimo, lo squishy gigante, questo qua super iper enorme. Ah, perché avete visto il video, quello là di lunedì, lo squish quello là azzurro, ragazzi, era una cosa improponibile, era davvero bruttissimo. Poi era tipo unto, non lo so, aveva fatto una reazione veramente veramente brutta, quindi l'ho dovuto buttare. Ebbene, boh, non era squisciosissimo. Invece questo qui è venuto veramente bene. Lo squishy emoji con il bacino, che è veramente molto molto carino. Come vedete si è mantenuto bene, è squiscioso ed è morbidissimo. Questo qua mi piace veramente tantissimo. Per il mio primo squishy super gigante mi è venuto veramente bene. Qui c'è una marea di squishy, ragazzi. Questi sono tutti i miei squishy per il momento. Ne andrò a fare sicuramente tanti tanti altri insieme a voi. Ci saranno tanti altri video con la Bubblesoft, perché sono veramente contenta. Mi raccomando, se avete perso i miei due video in cui ho provato la Bubblesoft, li trovate giù in descrizione e anche nelle info. E va bene ragazzi, per questo è tutto, spero che questa mia collezione di squishy e questi squishy che ho fatto io vi siano piaciuti. Se ne volete altri, mi raccomando, lasciate un pollice in su, un commento sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Intanto vi mando un enorme bacione, un abbraccio a tutti voi, cuoricini pucciosi, e noi ci vediamo domani sempre alle 14.30 con un nuovissimo video. Bye bye!